Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, mi iscritti più di tutti, bentornati su GeoHD Spo, io sono GeoHD Spo e questo è l'episodio numero 12 della serie Road to Glory. State vedendo questa squadra perché? Perché ho usato la clip prima di questa, una partita prima di questa, e l'Elgato non me l'ha aggiustata, come posso dire. Non mi ha elaborato la clip che ho registrato del gato. Quindi l'ho perso, sono provato a vedere se c'era da qualche parte nel disco locale, ma niente, non c'era. Bene, comunque, partita in questo episodio. Prima di questa l'ho vinta. Il primo gol in questa viene con Diouf. Palla Peruce, Hernandez riceve questa palla, quindi si parte male, si male ragazzi. Hernandez la segna così. Molto molto bene, Turan la dà a Diop la palla, non che cazzo passa, tira, Uche ci arriva, bene bene Uche, palla per Uche, cioè la passa a Diop, Uche di nuovo, Uche, attenzione, la luce, si accende la luce, segna Uche, molto molto bene, palla per Hernandez al secondo tempo, Hernandez così la passa, la piazza, Hernandez, 4-1, il 55esimo. L'avversario quitta, anche l'avversario di prima aveva quittato, stavamo sul 4-2, aveva quittato, quindi due partite di seguito con due quit, rage quit o semplice. Comunque, molto bene, a me piace molto Diop, ve lo dico, consiglio anche come CDC per una BBVA economica, molto meglio rispetto a Iborra, sì ragazzi Iborra, poi vedrete cosa succede con Iborra. Comunque vedete, allora, lo scorso episodio si concluse con un pareggio, poi ho fatto una vittoria che non avete visto, è un'altra vittoria che era questa, e ora questa è la terza squadra che si incontra in questo episodio, seconda squadra netta, vabbè, abbiamo Gibbs, Rojo, Kirkes, scusate, e altri, Sandro, Pelato, poi nel gioco non è Pelato, vabbè. Prima gol è di Mandzukic con il cross di Montoya. Bueno va in velocità, Bueno si libera di tutti, Bueno la passa in mezzo per Diop, la silurata di Diop non può fare nulla il portiere. Vedete qui 4-0 perché il gatto non ha registrato bene. Comunque la partita si era terminata così. Mi sta sul 6-0 ragazzi, 6-0. Molto molto. Comunque vado ad acquistare De Marcos e vado ad acquistare anche dei contratti. De Marcos ho venduto Niom, allo stato non mi ricordo, mi sa che l'ho venduto. Vabbè, comunque questa è la penultima partita. Abbiamo Pedro, Cav e Lucas, fanno paura davanti. Poi abbiamo Gabi, Gurguf e Cabai. José Enrique, Javi Martinez, Benet, Aurier e Reina in porta. Primo gol arriva con un regalo di Musaccio, se non erro. Complimenti a Musaccio, gli ho fatto un bel applauso. Cerci dà questo pallone per Mandzukic riesce il pallonetto. La ci poteva arrivare ma non ci è arrivato. Il prossimo gol è dell'avversario. Naturalmente un altro errore di Musaccio è Gurguf dalla distanza. No, sbaglio. Grande Musaccio, lo devo ringraziare. Mi serviva questi due gol. E quest'altro gol di Pedro. Mi serviva subito. Grazie Musaccio, grazie mille. Grazie anche Michael Gonzalez. Navas purtroppo non ha potuto fare nulla. La partita si è conclusa così. 3-1. Purtroppo. Vabbè, le sconfitte ci stanno, è normale, non si può sempre vincere, ragazzi. Uno si arrabbia quando perde, però se una sconfitta è meritata, vabbè. Se una sconfitta è come questa, non meritata, non so che dirvi. Vabbè, comunque, io vorrei che le togliessero le statistiche di merda, perché mi avranno rotto i coglioni, ti fanno solo incazzare come una bestia. Vabbè. Prossima partita abbiamo questa. Questa è una Bundes amara, perché Immobile è duro, abbiamo Aubameyang, Gundogan, abbiamo Müller attaccante, prima gol però è di Diawara, il back di Diawara sull'assist di chi non so chi, poi c'è questo gol di Immobile, gol fotocopia a quello che ho fatto io, vabbè, poi vuota la passa a Immobile, così semplice. Iborra, vedete, Iborra non fa un cazzo, molto Iborra, sì, è un grandissimo. La partita si conclude così, i peggiori sono Iborra e Tremolinas. Siccome Iborra mi ha rotto i coglioni,
Gli ho dato tante possibilità ai Borro di potere bene. Uno o due parti te la giocate bene, gli altri 4 o 5 giocate male. E qui i Borro se ne deve andare. È arrivato il momento di togliere i Borro e io lo vado a scartare. Scarto anche Tremolinas perché non mi piace particolarmente. Non mi è mai più particolarmente. Allora, servono altri due giocatori da acquistare. E uno è Ansaldi. Sembra buono nelle statistiche. Molto buono, sulla media del 70-84 velocità, comunque sembra buono. E un altro giocatore è, ve lo state per vederlo, si tratta di questo è un bagatone, come state per vedere, è un bagatone, lo dico io, bagato. Si tratta di Mohamed Sissoko. Questo ragazzi è sul futuro tra bagato. Dunque l'episodio si conclude e alla